Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella Taverna del Drago. Oggi è il 30 novembre 2011, esce la Wii U e noi andiamo dal fabbro per fare un mega unboxing. Partiamo! Eccoci qua ragazzi, siamo dal fabbro, come vedete abbiamo la Wii U e tutti i giochi vari. Però prima di iniziare l'unboxing dobbiamo dire un paio di cose. E una su tutte è che lui aveva prenotato la Zombie U Edition, però c'è stato un problema tecnico. Perché? Perché praticamente sono arrivate poche unità di console. Non so se il problema fosse solo legato a questo GameStop in particolare, però pare che insomma ci fosse qualche problema di disponibilità. In cui dobbiamo ringraziare Alessandro, il commesso, che mi ha suggerito chiaramente di optare per la Premium Edition con Nintendo Land, e abbiamo ricreato praticamente il medesimo packaging di Zombie U Edition, comprando chiaramente a parte il controller Pro e il gioco che è appunto Zombie U. In più ho acquistato Super Mario e Call of Duty, quindi insomma abbiamo tanta carne sul fuoco e tanti giochi da provare con questa nuova console in piedi. Quindi diciamo che nella sfiga è andata bene, perché facendo così ti sei portato a casa anche Nintendo Land, esatto, che invece non avresti avuto con la Zombie U, praticamente allo stesso prezzo. Allo stesso prezzo. Esatto. Okay. Ah, e poi cosa ti ha regalato anche? Facciamolo vedere. Facciamolo vedere. Ti ha regalato anche... Per perdonare... Forse perdonare una grandissima fibbia di Halo 3. Di Halo 3, che molto probabilmente questa qui metteremo magari in giveaway più avanti. Una tamarrata incredibile, però fa la sua scena. Per cui, cazzate a parte, io direi di iniziare con l'unboxing. Partiamo. Ok, eccoci qua con la confezione per Nintendo Wii U. Come potete vedere, questa, ricordiamo, è la versione Premium Pack. La scatola, scritta Wii U, dietro in bella mostra il pad rivoluzionario che promette almeno di rivoluzionare i giochi, e la console, il logo del Nintendo Land che ricorda la presenza del gioco nella confezione, i 32 GB di memoria flash integrata nella console, che ricordiamo a differenza del Basic che è invece di 8 GB. In ogni caso la console, la memoria della console è espandibile sia con SD card che con hard disk esterni, per cui quindi ce ne avete, esatto, diciamo che c'è molta possibilità di espandere la memoria, quindi poter sfruttare le caratteristiche delle periferiche per poter memorizzare giochi e quant'altro. Ok, procediamo. Okay. Andiamo a aprire, andiamo a vedere il succo. Sotto la Nintendo molto efficiente nel proprio imballo. Ci sono i buchini per tirare, esatto, i vari cassetti. Partiamo col primo. Ecco qua. Il primo cassetto, diciamo. Che questa qui è la parte di cavetteria, diciamo. Presumo che sia un alimentatore. Un alimentatore, a meno che è un, ecco, un alimentatore. Pezzo di formaggio gigante. No, non è un alimentatore. Lo mettiamo qua. Mentre questo, ecco, questo dovrebbe essere, deduco, che sia il caricatore per il pad. Mm. Infatti ha una piccola presa, sì, a un'estremità, e quindi sì, sicuramente sì, dovrebbe essere il caricatore del pad. Sì, perché il pad non è a pile come quello della 360, ma è un po' tipo il... Un po' come quello della presa, esatto. Esatto. Qui abbiamo una manualistica che contiene le istruzioni del Nintendo Network Premium, che ricordiamo praticamente, allora, l'online del Nintendo Wii U è gratuito, c'è una formula un po' come il PlayStation Plus che permette di avere contenuti e feature in più, e all'interno della Premium questo in questo libricino praticamente dovremmo ottenere un'attivazione gratuita per un anno, da quello che mi risulta. Quello che dicono. Ok, poi qui cosa abbiamo? Qui abbiamo Nintendo Club, che ricordiamo è un
fondamentalmente una raccolta punti, acquistando tutti i giochi Nintendo. Sì, si possono... come succedeva anche per le console Nintendo. Diciamo, esatto, con tutte le console Nintendo compresi. Ho solo il DS XL. Qui abbiamo una serie di avvertenze, penso per la salute. Sì. Non credo che interessino nessuno. Via, fatemi vedere. Una guida rapida all'installazione, sì. Che noi chiaramente non guarderemo. Non guarderemo perché a noi piace provare. Sappiamo già come installare cose senza. Beh, dopo anni e anni. Istruzioni, insomma, eccoci qua. Informazioni importanti, sì, che noi miglioriamo ancora bellamente. E un altro manuale di istruzioni della Wii U. Vabbè, questi qui sono i soliti manuali che poi alla fine non si guarda mai. A meno che non gli si frizza la console, ma spero che non sia tocco. Ecco, qui abbiamo Nintendo Land. Mi tocco. Nintendo Land, ecco i famosi codici. Ecco Nintendo Land. I codici, diciamo, che ci permettono di avere i famosi punti stella e accedere al catalogo. Nintendo Land è molto carino, l'ho visto al Game Freak, molto carino. Vediamo se le istruzioni racchiude le solite istruzioni. Un po' di giochi che vanno a prendere tutti i personaggi più famosi. C'è anche Zelda, quindi fa. Sì. Hanno preso anche i personaggi più famosi targati Nintendo, per cui... Beh, devo dire che intanto le istruzioni colorate soprattutto fanno piacere. Ricordiamo che questo qui l'abbiamo avuto un po' a off. Esatto. E quindi tutto quello che arriva a off è sempre negativo. Se poi Nintendo è meglio ancora. Ecco i dischi Nintendo, è un formato proprietario. Disco, ecco, che è praticamente come il Blu-ray. Sì. Esatto, come un Blu-ray come capacità, parliamo di 25 giga, però in realtà la console non è in grado di leggere nient'altro che i propri dischi. Sì, i propri dischi, quindi è un formato... Non potete vedere un film in Blu-ray, esatto. Ma questo a noi non interessa. Ok. Ok, primo cassettino, c'è ancora un scomparto. Sì. Ce n'è ancora di roba, guarda qua. Allora, troviamo... Uno stand, molto probabilmente... questo è lo stand del gamepad. Per il pad. Sì. Lo stand del gamepad nero, come gamepad ci sarà nero. Esatto. Lo stand per la console, che permette di tenere in verticale. Che ragazzi, senza di quelli non sta in piedi, non ce n'è di cazzi. Non sta in piedi. Un cavo HDMI. Ecco. Che... Allora, HDMI, perché sennò... No. HDMI no. è sbagliato, se allora dice in italiano è esatto, se no dovresti dire HDMI. Per cui insomma professionalità. Ricordiamo l'uscita della console, che adesso per la prima volta per la Nintendo parliamo di risoluzioni Full HD, quindi da la console può essere visualizzata dai 720p ai 1080p e questo ci piace. Un ulteriore stand parrebbe, sì. Ecco, questo è il supporto di ricarica del pad. Infatti, come potete vedere, c'è l'ingresso praticamente che permette di di attaccare il caricatore. Noi possiamo giocare attaccato anche questo oppure no? Sì, possiamo anche giocare. Non è comodissimo, però. No, tu puoi giocare con il pad in carica, alla corrente. Perché tiene poco la carica. Ma ancora bisogna testare, si parla di 4-6 ore. 4-6 ore. Indefinito. A seconda di quanto si utilizza. Non è molto. Non è molto. No. Per fortuna che è ricaricabile. Non voglia batterie. Sensor bar che ricordiamo serve esclusivamente se volete giocare ai vecchi giochi della Wii. Perché chiaramente sulla Wii U c'è la retrocompatibilità. Ma si può usare anche quella della Wii. Sì. Sì, si può usare anche quella della Wii, differente. O è diciamo obbligatoria qualora voleste giocare, non so, ad esempio prendete Super Mario Bros. Con più giocatori è vincolante la sensor bar. Okay. Credo che questo cassettino sia primo cassettino andato, andiamo col secondo. Andiamo il secondo. Secondo questa volta due dita. E qui penso che abbiamo il pezzo forte. Allora partiamo. Io devo ringraziare Fabio perché mi ha aspettato fino alle 9:30 per aprire la console. Lui ce l'aveva già tipo dalle 6, non ci stava più dentro. E mi ha mandato messaggi: dai, muoviti, vieni qua perché devo aprire di qua. Attenzione. Quindi, tanta roba. Ed ecco eccolo qui, il gamepad.
E devo dire, nero. Sono sbalordito perché non l'avevo mai non l'avevi preso in mano. Esatto. Ed è non leggero, è pesante, è come, molto leggero. Io l'ho trovato più o meno come un tablet, grosso modo, forse anche qualcosina meno. Vi garantisco che il peso è come quello di un joypad della 360, aspetta, poco più. Così ti lascio una bella ditata subito. La prima ditata, ho voluto metterla. Dopo Tana pulirà completamente. Ottimi gli analogici che hanno un grande grip, sono leggermente gommati, quindi non scivolano assolutamente. Molto ergonomico e molto comodo. Devo dire che già prendendo tra le mani il nuovo joypad della Nintendo, sono già entusiasta. Ti piace, sì, ti piace. Mi dirò di provarlo. Bello. Andiamo a vedere un po' i tasti. Ci sono, beh. Abbiamo i due classici trigger destro e sinistro, due tasti dorsali. Sì, left and right classici. Poi, vabbè, i due analogici, una croce direzionale classica Nintendo, i quattro tasti. Qui, molto probabilmente, la famosa funzione TV che ci permette di controllare il televisore di casa tramite il pad, il tasto home già presente nella vecchia console. E ricordiamo anche che lo schermo è una risoluzione di 480p e il touch è a tocco singolo, quindi non pensate che sia un touch come quello dell'iPhone, però vabbè, per i giochi è chiaramente più che sufficiente. Questo simbolino è quel famoso discorso, diciamo, che con quei giochi che io onestamente non conosco e non proverò mai, che permette di far riconoscere determinate statuine, determinate card appoggiandole in prossimità dello schermo. Ah, okay. Io onestamente proprio sono giochi che non conosco, quindi non posso... Vabbè, è sempre una cosa in più, non l'hai mai detto. Magari lo integrano con il nuovo Zelda e lo usi. Vabbè, a seconda, Zelda, dipende a seconda dei giochi in cui viene utilizzato. Con Zelda... Secondo me può essere una cosa tipo Skylander. Esatto, diciamo, esatto. Fondamentalmente, esatto. Però in miniatura, anziché avere la base, c'è qualcosa. Esatto. Qui abbiamo... Se non la sapevo. La webcam, che permetterà anche di chattare, di fare video chat. E poi i microfoni. C'è anche il volume, no? C'è anche il livello del volume, se non mi sbaglio. Il livello del qualche volume. Eccolo qua. Livello del c'è volume. Il livello del volume per. Una presa per le cuffie. Per le cuffie. E l'aggancio per la ricarica. Ah, ricordiamo che le batterie non sono rimovibili dall'utente. Certo. Altrimenti vinculate la garanzia. Esatto. Per dire le parole povere. Sì. Praticamente in caso di malfunzionamento o comunque di batterie difettose dovranno essere sostituite in teoria dalla casa. Questo è il tasto di sync che siamo già abituati a vedere anche sui vecchi sì, per sincronizzarti con la console. Esatto. Ok. Bene. Poi diciamo che vabbè, console a parte, era comunque la parte più rivoluzionaria, diciamo, di questa console, no? Sì, il pad è sempre stato... Il pad con questo touch screen. Ok, andiamo a vedere la console adesso. Ecco, la console è più pesante di una Wii, però sicuramente... Sì, è un pelino più lunga. È estremamente piccola. Come altezza più o meno ci siamo, come spessore ci siamo, però è un po' più lunghina. Quindi chiaramente pesa un pelino di più, ma non tanto di più. Chiaramente è super imballata, come vedete non abbiamo ancora aperta. Ed ecco, eccola qua, la Wii U. Tutto il suo splendore, devo dire che nera è molto più bella della versione bianca. Beh, questa è una questione di gusti, però secondo me nera, sì, sicuramente si impolvererà di più. Nera è molto più stilosa, diciamo. Qua vediamo subito uno sportellino dove sono presenti due porte USB, lo slot delle SD card. Andiamo a chiudere. Abbiamo frontalmente il tasto Eject, il tasto Power per l'accensione, prese d'aria e a tergo altre due prese USB, ventola di raffreddamento dell'alimentatore, alimentazione, la presa video, la presa appunto dell'alimentazione, poi della sensor bar e niente, questa lì. La console, come potete vedere, è una linea molto essenziale. E ricordiamo, vabbè, ecco, però a livello piace, tecnico, sì, no, ci piace. No, è una bella linea, sì. Ricordiamo che a livello tecnico monta 2 giga di RAM, di cui 1 giga sfruttato solo dal sistema operativo, quindi questa è una cosa che ha lasciato sempre un po' perplessi tutti.
mentre per quanto riguarda la scheda video monta una Radeon che si dice a livello comunque di potenza di clock sia superiore a quelle delle attuali console. Mentre come processore è un Power anche PC, perché esce 6 anni dopo, voglio dire. Sì, però la nota dolente è pare legata al processore, che pare non sia appunto all'altezza della scheda di video. Di questa scheda video. Vabbè, però. Diciamo che Nintendo ha sempre puntato su altri fattori, sì, rispetto alle caratteristiche tecniche di, sì, una console. Quindi sì, infatti come appunto esce 6 anni dopo con una console, esatto, che comunque graficamente non è che faccia gridare, sì, al miracolo o alla next gen. Io penso che ti compri una Nintendo, diciamo, Wii U, cioè se non avessi il joypad col touch fatto in quella maniera lì, avessi un joypad normale, cioè secondo me non avrebbe neanche senso la fine, perché c'è proprio questa integrazione nuova del gameplay. Ok, io direi che a questo punto, okay, sì, a questo punto abbiamo visto queste cose qui. Farei l'unboxing dei giochi adesso. Beh, dei giochi che rimangono, esatto, e poi dopo andiamo chiaramente a provarli perché non ci stiamo più dentro. Ok, adesso facciamo l'unboxing dei giochi, ma prima chiaramente ci siamo dimenticati di fare l'unboxing del controller proprio. Del controller, che comunque sia è una novità anche quello, almeno diciamo che è pensato forse per gli hardcore gamers, visto, sì, considerato che questo 50 euro, così, questo 50, sì, euro, esatto, costa 49,98 come quelli della 360 e della 360. Ricorda vagamente, ma proprio vagamente, proprio appena giusto, non un pelino, il joypad della 360. Attenzione che si è già acceso praticamente, stando, ti parte la console senza averla collegata, è una scatola non c'è più niente. Andiamo a vedere questo controller e voilà, eccolo lì. Non è quello della 360, è veramente somigliante, manca la X in mezzo, diciamo, poi è molto leggero, mi ricorda il peso, come peso quello della 360, però senza batterie, quindi più leggero, molto più leggero, sì, veramente simile anche, e questo qui ricaricabile, molto comodo come quello della 360. Facciamolo impugnare anche a Tana. Sì, no, cambia, cioè fondamentalmente cambia la posizione degli analogici, che quello di destra è spostato in alto anziché averlo. Che comunque è veramente comodo. Averlo qui, tasti X, Y, B, A, tasto power, start, home, select, D-pad, e dietro i soliti grilletti e i tastini L, R sopra. Per cui fondamentalmente niente di nuovo, ecco. Sì, è un pad, diciamo, semplice, che però funzionale. Ecco. Cioè, è una cosa in più. Diciamo che era un peccato non averlo, ecco. Quindi è una buona cosa avere anche un joypad. E soprattutto io apprezzo molto i joypad, sì, tradizionali. Tradizionali comunque. Penso che questa sia proprio sinonimo che Nintendo abbia voluto fare un piccolo passo indietro rispetto a quello che è stato la rivoluzione del precedente Wii. Non tutti hanno apprezzato chiaramente le caratteristiche di un controller dove praticamente bisognava continuare a citarsi. Sì, sì, esatto. E tra, diciamo, cui che sottoscritto ha dato ascolto un po' alle lamentele e alle critiche degli utenti. Questa è una buona cosa. Okay. Bene, facciamo un unboxing dei giochi. Ne abbiamo ben 4, bene, Nintendo LED l'abbiamo visto, sì, già come la prima, vedete, con tutti i giochini fronte e retro, per cui direi di passare subito agli altri. Allora, abbiamo, cosa partiamo? Ma se non ho la nuova console Nintendo partirei io da Mario. Io partirei da Mario, sì, anch'io. Mi sembra giusto, quindi partirei da Mario. Beh, c'è la linguetta, quindi forse possiamo fare a meno, ma invece no, perché facciamo prima con... I fan di Call of Duty diranno, no, dovevate partire con Call of Duty. Ah, dai, Call of Duty lo stanno... Metto pollice in giù perché non siete partiti con Call of Duty. Guarda che ci sono anche quelli che fanno così. Stanno già giocando da un pezzo Call of Duty. Come del resto, ecco, ho preferito non acquistare giochi come Assassin's Creed o Mass Effect, piuttosto che Dark Side, perché effettivamente sono giochi che abbiamo già giocato, abbiamo già provato, e quindi adesso vediamo se riusciamo ad aprirlo, Mario, perché sembra sigillato come piombo.
la famosa carta da culo, la leviamo, apriamo, ecco qui, scusate, ecco ancora il famoso codice gratta e vinci per ottenere le stelle. Quindi c'hai quattro codici alla fine. Eh sì. La voglio grattare. Le istruzioni, il manuale, che devo dire che io apprezzo un po' di colore nei manuali rispetto. Sì, anche se fondamentalmente non è un manuale, ma è un foglio piegato in quattro. Guardate che bello, la cioè mappa. Adesso, obiettivamente. Mi ricorda molto. Piuttosto che un fogliettino veramente per andare a pulirsi in bagno. Cioè, guardate che bello. Sei stato molto con tutta, sì, con tutta la mappa, tutta colorata, bella, i personaggini sotto, le varie abilità. Io non vedo l'ora di giocare. Cioè, ragazzi, Nintendo in queste cose non ce n'è di pazzi, non si batte. Adesso ci accuseranno di essere dei fan Nintendo. No, non è questione di essere fan Nintendo, è questione di essere obiettivi. Avete visto com'è il manuale di Assassin's Creed 3? Appena uscito, giocone, Ubisoft. Però il diario con le pagine incollate è super. È balle varie, però. Sì, c'è anche il diario con le pagine incollate. Che dicono che sono le pagine segrete, sì, però io non ci credo. Secondo me è un difetto di stampa, però vabbè. Okay, Super Mario. Beh, adesso facciamo contenti i fans di Call of Duty. Sì, facciamo contenti i fan di Call of Duty. Lasciamo il zombie U alla fine. Non penso ci siano moltissimi fan di zombie U. Sottolineo che Call of Duty non l'ho acquistato. Call of Duty non l'ha acquistato. Subito, però, scusa. Ah. Però volevo farvi vedere una cosa. Il prezzo di Call of Duty. E già cominciamo bene, vediamo se mette a fuoco. Ecco, beh, 74,98 costa Call of Duty Black Ops 2 per la Wii U. Sì, prezzo superiore, diciamo. Prezzo superiore perché gli altri costavano i classici 70 euro. Esatto. A parte Nintendo Land, che era già dentro. Non so, lo vendevano anche da soli. Nintendo Land è anche scaricabile. Ah, ok. Se non mi sbaglio, è a prezzo di 40 euro. Ah, ecco, ricordiamo che sulla Wii U è possibile scaricare con il Digital Delivery quasi buona parte dei titoli presenti al lancio. Bene, anche qua abbiamo il solito gratta e vinci, la grattata, e poi il manuale, che vediamo se si discosta da quelli di Nintendo. Infatti si discosta. Infatti, cioè, perché adesso notate la differenza. Non voglio dire essere fan Nintendo, no, ma guardate la differenza. Cioè, cos'è quel coso qua? Me l'hanno fatto anche pagare. Vabbè, e costava di più, tra l'altro, questo. Ci sarà dovuto essere una pistola vera, praticamente, per il prezzo. Disco di gioco, vietato ai minori di 18 anni, sì, certo, come no. E poi no, vietato ai minori di 18 anni, no, col PEGI 18, dai. E niente, campagna multigiocatore o zombie. Avremo modo anche di testare di Black Ops, molti ci avranno già giocato anche. Sì, beh, non sulla Wii U, che è un po' che è uscito. Però avremo modo anche di testare quello che è la qualità. Sì, dopo nei prossimi video approfondiremo, faremo un po' le prime impressioni su questi titoli. E soprattutto anche sul blog, per cui oltre che sul canale YouTube venite a seguirci sul blog della Tana, trovate sempre il link in descrizione. Anche perché la famiglia si ingrandisce. La famiglia si ingrandisce e siamo diventati quasi una decina di ragazzi che scrivono, per cui il progetto sta andando avanti molto bene. Andatevi a leggere, approfitto per sponsorizzare Gianluca, che ha iniziato da poco a scrivere per noi. Buon Gianluca, bravo Gianluca. Bravo Gianluca, scrive delle ottime recensioni. Ok, eccoci qua a quello Zombie che doveva essere anche un po' il titolo, diciamo, di lancio per la console, perché sì, si spostava che, anche dai canoni Nintendo. Esatto, è quello che avevo voluto dare un po' la svolta, anche come integrazione, esatto, con Gamepad. Tutto. Ricordiamo che Zombie U era in realtà un gioco che si chiamava Killer Freaks all'inizio ed è stato, diciamo, rivoluzionato in corso. È stato rivoluzionato perché dopo l'uscita di Freaks, la web serie di YouTube, hanno dovuto cambiare il nome. E no, non è vero, però vabbè, abbiamo allora, il solito gratta e vinci, manuale. Un manualetto. Un foglio non sappiamo ancora che cosa. Save house e varie schermate di gioco. Poi qui abbiamo il discorso della Uplay, che è il solito Uplay che magari ti dà anche ricompensi per gli avatar. Esatto, come è già presente in Assassin's Creed, come quasi tutti i giochi della Ubisoft, chiaramente. E qua il manuale, attenzione, super coloratissimo. Che questo no, attenzione, in 4 comandi, multigiocatore,
Vabbè. Sì, beh, dai, già qualcosina in più di Black Ops. Di Black Ops, però dai, rispetto alla Nintendo. Vabbè, ormai manuale è inutile stare lì sempre a menarla. Ma sì, ormai lo sappiamo, noi eravamo abituati bene ai tempi. Tra un po' secondo me spariranno. Sì, sì, direttamente. Ok. Con questo, diciamo, abbiamo con questo abbiamo terminato l'unboxing. Quindi io direi che adesso dobbiamo anche giocare, no? Dobbiamo passare al gioco. Sì, dai, andiamo a giocare. Ok, adesso stiamo facendo la sincronizzazione del gamepad. Dobbiamo inserire i simboli delle carte in ordine giusto, in modo che ci dia la sincronizzazione esatta. Si sta connettendo alla Wii. Ecco, sono nuove, tutta da scoprire. Eccoci qua, Nintendo. Qui adesso c'è da vedere il discorso dell'aggiornamento, un po' sì, come funziona. Ci sarà un aggiornamento. Questo aggiornamento che ha fatto discutere parecchio. Adesso appaiono il Wii U Gamepad è pronto, guarda lo schermo. Per iniziare a configurare la console tocca lo schermo. Tocchiamo. Ok. Selezioniamo la lingua, chiaramente metteremo norvegese. Sì, o anche spagnolo. La lingua verrà impostata sulla Wii U. Ecco, facciamo presente che nel frattempo sul televisore praticamente c'è una descrizione ulteriore rispetto a quello che vediamo sul pad. Sì, ti spiego qualcosina in più, diciamo, su quello che devi fare. Qua si imposta la lingua. Imposta la lingua, ok. Dopo 2 ore la lingua è stata impostata in italiano. Sì, ci ha messo, devo dire, poco. Ci ha messo un pochino, ok. Paese di residenza. Andorra ci stava dentro. Aspetta che con un dito che è sensibile, molto sensibile. Eccolo qua. Taglia. Per in poi potrai spegnere o accendere la console usando il pulsante power del Wii U Gamepad. Eccolo qua. Eccolo lì. Andiamo avanti. Oggi giorno mese 30/11/2012, avanti. Allora sono le 22:49. È sensibile? Sì, sì, è molto sensibile. Ok. Adesso imposteremo la risoluzione dello schermo che in automatico mi dà il collegamento appunto con in HDMI, ecco. Risoluzione 1080p. Infatti il televisore supporta tale risoluzione. Sì, ti riconosce già, sì, riconosce già l'impostazione del televisore. Che comunque vedo che possono essere cambiate. Sì, poi si possono impostare anche dopo tranquillamente. Noi vabbè, lasciamo così anche perché vanno già bene. Andiamo avanti. Ecco, se imposti la funzione del telecomando TV potrai usare il pad praticamente per impartire comandi alla TV. Come un telecomando proprio. Procediamo. Okay. Preparazione in corso. Ecco qua. Seleziona il telecomando che usi per impartire il comando della TV. Quindi mettiamo telecomando TV. Seleziona il produttore della TV. In questo caso le impostazioni della TV. Selezioneremo Panasonic. Ecco qua. Per verificare i comandi si può provare direttamente da qua. Vediamo. E questo lo potete fare anche dopo, sì, adesso funziona, comunque vi posso già dire che ecco, sì, si vede anche il volume funziona. Sulla tele che viene modificato, per cui possiamo addirittura selezionare l'ingresso, quindi devo dire che è molto comodo. Funziona, ok. Anche queste cose poi le potete impostare dopo tranquillamente. Sì, successivamente. Dal menu. Allora, proseguiamo. Diciamo che è una cosa che se volete fare subito spendete quei 10 minuti in più, però poi avete tutto a posto. Usi la barra sensore, impostando la posizione, per adesso non la utilizziamo. Non la utilizziamo. Ok, una volta eseguita la configurazione, tocca questa icona nel menu. Per l'impostazione di sicurezza. Licenza, chiaramente leggiamo tutta. Attendi, vediamo se arriviamo proprio nel menu
principale, o se ci fa fare qualcos'altro. Ah, ecco, era impostata una connessione internet. Connessione internet prima. E adesso sto cercando la connessione, vediamo se la becca, dispositivo avrete trovato. Ok. Ok, connessione terminata con successo. Quindi la configurazione è veramente semplice. Sì, sì. Ci vuole proprio un altro, ci vuole di più impostare a caricare la lingua. Ecco il famoso aggiornamento della console. Vuoi collegarti a internet e aggiornare la console Wii U? E quindi qua, partiamo con l'aggiornamento. Si dice che sia abbastanza 2.0. Firmware 2.0. Sì, parliamo di 1 giga. Inizialmente si diceva 5 giga, in realtà l'aggiornamento è di circa 1 giga. E 1 giga ci vorrà mezz'oretta buona. Penso proprio di sì. Anche perché penso che oggi i server della Nintendo siano abbastanza sovraffollati. Oh, eccoci qua. Abbiamo fatto l'aggiornamento di tipo un'ora e passa. E adesso facciamo una bella foto. Vediamo se riesco col cavalletto attaccato. Allora, praticamente. Praticamente dobbiamo creare il Mi. Si può fare sia manualmente, tradizionalmente, come si faceva sulla vecchia Wii, o altrimenti scattando una foto tramite la telecamera integrata. In teoria dovrebbe riconoscere la facciazza del fabbro. Vediamo, ecco, ho fatto la foto, vediamo, appare anche sulla tele, eccolo qua. Si intravede anche lì, ce lo vedete. Attenzione, praticamente non c'entra un cazzo. Ok. Vabbè, certo. No, vabbè, dai, qualcosina. Possiamo posizionare le alternative. Qualcosina, sì. Ok, scegliene uno. Scegliamo questa. Ah sì, questa qui, dai. Vabbè, dai, più o meno. Dopo aver fatto l'aggiornamento di un'ora e passa. Sì, leggerissimo. Leggerissimo aggiornamento. Dopo aver creato l'ID. L'ID del network che abbiamo preferito non mostrarvi perché comunque... Sì, perché tanto era una palla e basta. Ed erano solo dati personali. Arriviamo al menu principale che ci viene mostrato sul... Sul pad Wii U. Della Wii U. Piccola curiosità, allora, praticamente possiamo switchare tra il televisore e il gamepad premendo in questo angolo. Ecco, questo è quello che appare sul televisore. Praticamente adesso sul televisore ci sono, cioè esatto, il menu che c'era prima sul vi mostriamo sul pad. Per semplicità, sì, delle cose. Questo qui torniamo, diciamo, sul menu principale. Allora andiamo a vedere un po' cosa c'è nel menu principale, che ricorda vagamente un po' quello della Wii, diciamo. Sì, mi ricordo quello della Wii. Tutto anche a caselle. Esatto, anche un po'. E gli slide delle pagine. Chiaramente adesso vuoti perché non ci sono applicazioni né nulla. Quindi abbiamo la prima iconcina che fa riferimento all'espulsione o all'inserimento quindi del sì, CD, all'avvio del DVD, disco, del disco proprietario. La seconda che permette di creare i nostri Mi, che è una cosa importantissima. Le impostazioni della console. Esatto. Qua c'è la prima applicazione che è già YouTube, per cui già potete andare sulla Tana del Drago direttamente dalla vostra, esatto, Wii U, e direi che è la cosa principale. Io penso che l'hanno fatto proprio sì, apposta. Sì, io credo che appositamente per andare sulla Tana del Drago, perché uno come fa a stare senza? Poi la Wii. La Wii, il menu Wii che permette di accedere, diciamo, a quello che è il discorso retro gaming, o meglio, vabbè, retro gaming per modo di dire. Comunque la possibilità di giocare i vecchi giochi della Wii. Della Wii, perché ormai sono vecchi. Ormai sono retro. Queste sono le nostre statistiche, il diario, diciamo la cronologia di ciò che faremo sì, tutto sulla quello nuova che console. Facciamo, esatto, sui giochi della Wii U. Questo è obbligatorio per la Nintendo, una delle cose principali è il filtro famiglia. Filtro famiglia che vabbè giustamente, una cosa ormai che ormai in tutte le console c'è. Questo è nient'altro che una ripetizione del manuale dove ci sono avvisi sulla sicurezza c'è, e quant'altro. E la Wii U Chat che purtroppo non possiamo farvi vedere perché non abbiamo ancora amici. Esatto, poveri, siamo senza amici. Premendo il tasto home possiamo accedere invece a tutte le altre funzionalità che comunque sono anche indicate qua in basso, che sono la lista amici,
il Miiverse, che è praticamente il mondo di tutti i Mii presenti. Sì, è una figata perché ti fa vedere praticamente tutti i giocatori divisi per i vari giochi a cui stavano giocando in base alle regioni, in base anche alle varie regioni del mondo, i vari continenti, così. E è bello perché ognuno può lasciare un post, un messaggio, si potete anche disegnare, fare un disegnino, quello che uno vuole, e buttarlo lì così gli altri possono vedere, condividerlo con gli altri. Condivido, una cosa carina. Poi abbiamo il Nintendo Shop, vabbè, classico, classico Nintendo store. Esatto, lo store. Poi il browsing internet molto, molto carino, molto funzionale, soprattutto utilizzando il pennino, secondo me rende bene. E poi abbiamo la Nintendo TV, che per adesso non funziona, non è disponibile ancora. Esatto, però sì, dicevano di un aggiornamento. Sì, si parlava che probabilmente entro la fine dell'anno sarà attiva. Ecco, e poi la, chiaramente la gestione dei download, se ci sono dei download attivi oppure meno. Per cui, tornando al menu principale, questo qui era grosso modo un po' quello che riguardava il discorso di avvio della console. Adesso il video noi lo finiamo qui, però andremo avanti a provare i vari giochi che poi vi faremo vedere in altri video. Quindi niente, vi rimandiamo agli altri video, agli che altri troverete, gli approfondimenti sui giochi, gli approfondimenti, le prime impressioni, diciamo. Per cui per adesso vi salutiamo, ciao ciao, ciao ragazzi, ciao. Certo, non poteva mancare il blog della Tana, il canale della Tana del Drago, direttamente dal gamepad, della Wii. Fa la sua porca figura. Sì. Sì, ma sono le 2 di notte, sì, io ci sono. Sì, basta. Blog della Tana, venite a trovarci.